Come giudica le condizioni delle cento fontane e delle strade circostanti? Uno schifo perché non c'è pulizia, non c'è niente, spazzini che non vengono, i notturni che non vengono e siamo sempre inguaiati. Cosa pensa del fatto che comunque ogni volta che vengono effettuate delle pulizie qui nelle cento fontane poi immediatamente dopo c'è di nuovo spazzatura? Vabbè, ma anche il popolo che... cioè, come sta pulito così non hanno dignità, buttano spazzatura e è un qualcosa che non si può vedere. Se vuole rivolgere magari una parola al sindaco, all'amministrazione, un appello? Di stare più nei turbini che puliscono, le strade un pochettino più decenti, questo non si vede, questo è quello che chiedo. Anche per i bambini che se vogliono un po' uscire per strada, non vedono altro che solo immondizia e nient'altro. Le condizioni delle cento fontane sono in condizioni pessime, senza manutenzione. È tutto un degrado, diciamo anche a livello di spazzatura, qui non passano mai a fare pulizie, nulla di nulla. Ci vuole più controllo, più sicurezza, delle telecamere magari? Sì, magari non dico, ma qui giù è proprio una zona abbandonata, è una zona morta. C'è qualcosa che vuoi dire all'amministrazione, al sindaco? Ci deve essere un po' più di controllo. Poi se vedete bene, giù alle cento fontane è pieno di erba, non manutenzione proprio scarsa, è un degrado. Poi bottiglie, rifiuti che ci sono. È vero, dicono, ma noi non è che li buttiamo noi, però comunque un controllo ci deve stare, diciamo, generale. Come giudica le condizioni delle cento fontane? In questo momento degradanti, però credo che si farà di tutto per migliorare. È un'area meravigliosa, bellissima, si dovrebbe fare tante cose. Io all'epoca, quando ero assessore, ho fatto addirittura delle sfilate di moda, quindi su queste scale. È un qualcosa che va ripreso, la città ha bisogno di rivivere e credo che questa amministrazione stia andando per il verso giusto. Cosa pensa del fatto che ogni volta che comunque l'area viene pulita, immediatamente nei giorni successivi è di nuovo piena di immondizie? Purtroppo si dovrà mettere in moto un sistema di controlli. In veste di commerciante, come giudica le condizioni della zona delle cento fontane? Non sono in condizioni ottimali, come può vedere sono piene di erbacce, la manutenzione è quasi assente, insomma. La fanno soltanto quando ci sono alcune manifestazioni. Se vuole fare magari un appello al sindaco, all'amministrazione? Il sindaco, io lo conosco, è una bravissima persona. Sa, credo, le condizioni di questa zona, specialmente delle cento fontane. Spero che magari nel breve fanno una bella pulizia. Ci vuole. Anche perché io lavoro qua, quindi spero che lo fanno. Io sono il presidente dell'associazione Cento Fontane, che ha fatto recuperare il monumento già diversi anni fa. Questo qui come primo monumento di Torre del Greco dovrebbe essere, cosa che noi già abbiamo rinnovato la richiesta, essere vigilato in un determinato modo con delle caratteristiche tipo una chiusura a monte e valle dello stesso, come una qualsiasi villa comunale. Confidiamo molto in questa amministrazione in modo che finalmente si possa dare decoro e partire proprio dalla zona mare, affinché la zona mare, come diceva il buon Luigi Acampora, il prete di Porto Salve, affinché la zona mare ridiventi la zona madre di Torre del Greco e tutta Torre del Greco una perla per il goffo di tutta la città.